C'è un osservatorio che come Università di Roma avete fatto insieme alla Federazione Nazionale della Stampa e all'UNHCR, l'organizzazione per l'Ordine dei Giornalisti, per il monitoraggio della Carta di Roma. Ecco, che cosa è emerso da questa prima indagine? È paradossale, ma il primo risultato è il fatto di essere riusciti a mettere allo stesso tavolo tre istituzioni che, per quanto amiche tra di loro, mai avevano pensato che il compito che ognuno di loro ha di occuparsi della qualità dei processi informativi sull'immigrazione si esaltava e diventava più interessante e anche più capace di produrre conseguenze concrete, non solo parole, se ci mettevamo insieme. Quindi già il primo risultato è che siamo insieme e la scoperta che stare insieme significa avviare una soluzione più avanzata dei problemi, mentre da soli ci limitiamo a lamentarci e a fare testimonianza. Il secondo risultato è che a noi sembra che dopo il primo anno di lavoro, non so se siamo troppo influenzati dal buonismo di questa città così aperta di cui parlava il rettore, però abbiamo avuto l'impressione che la notizia che c'è un osservatorio che controlla le sviste peggiori, gli errori peggiori, ci sono indubitabilmente, anzi non sono solo errori, qualche volta sono tic, quindi errori ripetitivi, però hanno dato luogo anche a qualche tipo di pezzo che noi chiamiamo buone pratiche. Forse la scoperta di un osservatorio moderno è quello di non dare solo pagelle negative, come fa la scuola, noi siamo troppo spesso insegnanti, ma quello di esaltare i casi che sembrano innovativi e interessanti, compreso quelle delle televisioni monotematiche. Senta, nella Carta di Roma si insiste molto anche sul linguaggio, dare i termini esatti al richiedente asilo, all'irregolare anziché clandestino. Quanto è importante il linguaggio? Toccato il punto più importante, perché i pregiudizi, nella misura in cui ancora sopravvivono e resistono, e noi sappiamo che non è vinta la battaglia contro il pregiudizio, anche se ovviamente è avviata a soluzione, sono smascherati dalle pigrizie e dai tic del linguaggio. È impressionante vedere l'esempio dei titoli rispetto agli articoli. Gli articoli italiani sull'immigrazione, diciamo, ottengono un voto che è tra il 5 e il 6. I titoli sono tra il 4 e il 5, cioè i titoli sono sempre più convenzionali, più ripetitivi e più banali. E però noi sappiamo che buona parte dei messaggi degli articoli non è affidata all'argomentazione del testo, ma al titolo sparato. Quindi la nostra vertenza in questo momento è mettere in questione questa funzione semplificata del linguaggio, che è appunto titoli sbagliati. Noi abbiamo bisogno di titoli più aderenti ai pezzi, meno monotoni, meno standard e più pensati. Già lì avremo vinto un bel pezzo della nostra battaglia. Come argomenti, l'immigrazione, che è un po' in tutti gli aspetti della nostra vita, quando va sui giornali continua a farlo, però per la criminalità e il dibattito politico. Vedo che la sua preparazione è ineccepibile. La cosa sconvolgente, devo dire più di qualche anno fa che di adesso, è il modo in cui l'informazione sull'immigrazione si confonde con la cronaca nera. Questo è un guaio per due motivi: che in Italia già ce n'è troppa di cronaca nera, nessun paese può reggere se il discorso sulla vita quotidiana è così impregnato di sangue e di crudeltà. È vero che c'è più male che in passato, o meglio un male più notiziabile, però i giornalisti devono avere la forza di raccontare l'immigrazione non solo quando coincide con la sventura della cronaca nera, i casi di imprenditoria, i casi della formazione della scuola, dove ormai la meraviglia di vedere nelle classi il multicolore è una realtà, non è un film, è un pezzo della vita quotidiana. Tutto questo purtroppo non fa troppo adeguatamente notizia. Noi abbiamo bisogno che il giornalismo capisca che uno dei problemi dell'immigrazione è risolto se si rompe il ghetto tra immigrazione e cronaca nera.